Cari amici, benvenuti. Mi trovo a Viareggio, ma non sono né sul mare né in campagna. A dir la verità, lo si può anche vedere alle mie spalle, appunto per la presenza del lago, mi trovo in quell'intricatissimo sistema lacustre, quell'intricatissimo sistema di diversi laghi collegati tra di loro da fossati, molti dei quali navigabili. C'è anche una motonave che, partendo da Viareggio, arriva nel lago più famoso di Massaciuccoli, dove è possibile anche di sera prenotare delle vere e proprie escursioni che hanno come finalità, ovviamente, la visita a questi luoghi che sto dicendo, Massaciuccoli, Torre del Lago Puccini, ma anche e soprattutto per godere della bellezza ambientale che queste zone umide sanno offrire. Questa zona, oggi parco, presenta una serie di elementi botanici e io sono venuto qui per mostrarvene uno, una pianta abbastanza diffusa. Forse molti di voi vi avranno posto lo sguardo sopra e qualcuno si sarà anche chiesto di che si tratta, come si chiama questa pianta. Ebbene, è una pianta chiamata Enotera. Enotera biennis appartiene alla famiglia delle onagrace ed è una pianta che per tradizione venne adoperata per realizzare dei veri e propri oleoliti o degli oli naturali che queste capsule sanno produrre e che servono per prendersi cura della pelle. In effetti è una pianta depurativa, si adopera come olio anche per i massaggi, ma è una pianta sinergica di un'altra che già ho citato in un'altra clip, la salcerella, che appunto funge da sinergica, ovvero mescolando insieme questa pianta con la Litrum salicaria detta salcerella, ecco che le nostre nonne avrebbero realizzato un prodotto, anche se fatto in casa, ma con tutti i crismi del caso, per realizzare appunto un rimedio utile alla donna per lenire le mestruazioni dolorose, per renderle regolari, precise, puntuali. Ma si tratta anche di una pianta ricca di elementi che aiutano i muscoli a defaticarsi dopo una grande fatica per via dell'accumulo dell'acido lattico, frizionando le parti organiche di questa pianta, trasformate in olio, olio che può essere l'olio prodotto naturalmente, come dicevo, da questi acheni pieni di olio, oppure può anche essere macerata in tutte le sue parti in un olio di mandorle, oppure nel passato in un olio d'oliva per prendersi cura del corpo. Ebbene, allora, questa pillola etnobotanica viene fatta nel comune di Viareggio, ma per mostrare agli interessati anche la bellezza dei laghi, perché in Versilia, lo ripeto, esistono anche innumerevoli piccoli, medi, grandi laghi. A presto!